dimenticato anche questo sacchetto di plastica. Cosa ridi te? Dai, vieni, dammi una mano, dai, ti faccio vedere come si buttano via le immondizie. Buttiamo questo qua dentro. Letizia, basta comprare, abbiamo detto basta, No, è tutto. Letizia, metti giù. Ah, mi sono fatto male. Non riesco neanche a appoggiare. Ti brucia? Devi aver pazienza. Ma io quasi quasi ci potrei mettere dei timbri. Vabbè, sì, è tipo un'ingessatura, questo vuol dire. Allora, portiamo via Cooper? Sì, dai. Che ne dici, mamma? Portiamo via Cooper. Ma sì, dai, fa una passeggiatina. Guarda, vedi quanto è fashion? L'occhiale in tinta con la borsetta. Detto che vuole trovare degli altri abbinamenti. Non lo so. Sì, ragazzi, ho anche questa borraccia delle Lap gusto limone. Mamma, cosa voglio trovare? Allora, mi piacerebbe tanto, allora, un paio di scarpe nuove. Una maglietta? Una maglietta di colore verde, come questa? No, che no, dici? Se l'hai già verde. Perché ragazzi, dovete sapere che il papà si prende sempre le stesse magliette. Ah, veramente? E soprattutto degli stessi colori. E infatti... Comunque, Letizia, mi dai la mano che sistemiamo un attimo? Sì, sì, dai, ti do una. Oggi ho fatto smart, la casa è un disastro. Almeno adesso la sistemiamo un pochino, perché anche se dobbiamo andare, almeno che quando torniamo troviamo tutto in ordine. Mamma, tutto in ordine è una parola grossa. Allora io vado in macchina, accendo il condizionatore, perché ragazzi fuori ci saranno 45 gradi, e vi aspetto giù. E mi raccomando, dovete prendere il nostro amico Cooper. Dimmi. Fuori ci sono le immondizie che ti aspettano. Devo andare a portare le immondizie. Sono 4 sacchi più altri 2 giusto, totale 4 pezzi. Vado subito. Papà, papà, vai pure a buttare le immondizie. Mamma, vieni qua. Dimmi, dimmi, Letizia. Vogliamo salutare i nostri amici che hanno messo il cuoricino sotto nei commenti, immagino. Brava Letizia. E soprattutto, se volete anche voi essere salutati, mettete il cuoricino sotto nei commenti e fatelo subito, dai ragazzi! I primi che lo mettono saranno i primi ad essere salutati. Oggi chi salutiamo? Oggi salutiamo Fioralba, Noemi e Sara. Ciao ragazze! Ciao! Mi raccomando, perché noi salutiamo solo chi mette il cuoricino sotto nei commenti, quindi fatelo subito, e anche chi mette tanti tanti like al nostro canale. E mi raccomando, iscrivetevi al canale. Assolutamente, fatelo. Papi, ti sei dimenticato anche questo sacchetto di plastica. Cosa ridi te? Dai, devi venire a darmi una mano, dai, ti faccio vedere come si buttano via le immondizie. Suddivisione plastica, carta e dopo secco e umido, va bene? Ah, va bene. Allora, Letizia, guarda. Plastica e questo qua verde, ragazzi. Allora, okay. Abbiamo qua dove abitiamo noi, il verde è plastica, il giallo è carta, e dopo quello in fondo di là sono le immondizie per cosa? Per l'umido? Per il secco, papà. Non lo so neanche io. Noi oggi, ragazzi, abbiamo solo plastica, per cui Letizia può iniziare, vai. Io per forza buttiamo questo qua dentro. Brava Letizia. Mamma, tu cosa fai, niente? Non butti via la carta? No, io sono spettatrice. Ah, bene, faccio chi fa? Altra Leti? Plastica. La solita che non si vuole sporcare. Altra plastica. Dai. Brava! Così si sporca un pochino. E abbiamo buttato via anche questo e adesso siamo a posto. Ah, no, aspetta, questo! Questo dove va? Nella? Là. Nella carta. Vai, piegalo e buttalo. Come faccio? Non va! Aspetta, Letizia. Forza! Male. Ho i muscoli! Fatto anche questo! Ho i muscoli! Possiamo partire adesso, andiamo! Partiamo! Allora, siamo arrivati al centro commerciale e dobbiamo far entrare il nostro amico Cooper, perché andiamo nella zona alimentari. Quindi dobbiamo chiedere un carrello speciale per i cani. Eh sì, li prendiamo proprio un carrellino per lui, per Cooper! Sì, Cooper, così viene con noi. Ecco, la mamma sta facendo... Sì, mamma sta. Aspetta, ti daranno un gettone. Qualcosa. Dammi Cooper, mamma, che lo devo mettere vai, dentro. Vai, prego. Non ho visto quanto pesa e quanto mangia. Speriamo che sia di suo gradimento, dai. Sei pronto Cooper per la spesa? Al muso è tutto strano, guardatelo. Stava sentendo l'odore degli altri cani. Non ti preoccupare Cooper, facciamo solo un po' di spese e tu vieni con noi. Però lo porto io. Portalo tu, dai. È il mio cane, non è il tuo. Allora, qua siamo su un negozio di animali. Dobbiamo comprare qualcosa per Cooper. Dov'è la mamma? Mamma, dove sei? Mi lasciano qua, ragazzi. Mi lasciano da soli. Dove sei? Dobbiamo prendere niente per Cooper? Dobbiamo prendere i panni per fare la pipì. No, te, per Cooper, non per te. Lo so. Perché Cooper fa la pipì in casa sui panni. Quanto ne
caro. Guarda. Prendo solo un pacchettino, va bene? Ti piacciono questi? Però un pacchettino perché il resto ne abbiamo. Mamma, lo porto io, non devi portare te. Ah, non lo scotto. E non sono brava a guidare comunque. Wow! Ci sono! No, vabbè, adoro le pistole! Dai, la facciamo dopo! Lanciamo in schiaccio. Devi portarla via da questo posto. Sai che è il suo posto preferito, qua skateboard, pistole ad acqua, giochi d'acqua. Ne prendo uno. Parte la super pistola. E la usiamo di qua e la portiamo in spiaggia e facciamo la battaglia, vero Letizia? Facciamo la battaglia con tutto l'acqua. Cooper non è d'accordo però. Lo so, ma Cooper non piace. Lo piace proprio, poverino. Dai, basta. Andiamo a fare la spesa. Comunque questa me la compriamo, dai. Io prenderei anche questa. È giallissima. E prenderei questa. Come questa? Cos'è? No, questa. Questa spara doppio. Dammi un attimo. Quella spara doppio, eh? Non va. Se non ci metti l'acqua non funziona. Basta, non mi piace, prendiamo più. Questa. Andiamo, dai. Guarda! Cos'è? C'è sto fifatta. Posso dire una cosa? Stiamo dentro. Dimmi, mamma, che devo dire? Questa cosa non è nella nostra lista, eh? Cosa? Le pistole d'acqua? Esatto. No, le pistole, neanche quella non è nella nostra lista, ma neanche queste. Lei me contro te. Questo è meglio. Tizia, basta comprare, abbiamo detto basta, No, il gatto non mucchia. Letizia, metti giù. Porto via, ragazzi, Leti, c'è la pizza rossa che ti piace tanto. La vuoi? Sì. Ok, allora prendila. E per te, papi, cosa ti compro? Niente pane, io vado al reparto salumi. E dopo lui gli cresce la pancia. Diventa come Babbo Natale. Così Babbo Natale. Così diventa. Vuole Babbo Natale. Grazie, guarda quanti eclipsi. Vai a vedere quanti ha regalato. Questi eclipsi buonissimi. Ah, prendi uno. Uno. E fai vedere casa. Ho trovato le eclipsi. Ovviamente dopo mettere i bollini, le eclipsi. Sono tanti, tanti però. Che li portiamo a casa. Diciamo che non lo so, non lo so. Mamma, mettili dentro. Vai. Da tutto. Allora ragazzi, vedete? Tutta la spesa è fatta. Ho scaricato tutto e adesso preparo la cena. Intanto Letizia e Nicola sono andati al parco perché Cooper aveva bisogno di fare una passeggiatina. E devo sbrigarmi perché quando tornano vogliono pronto in tavola. Ecco allora ragazzi, qua vicino a casa nostra c'è un mega parco e abbiamo portato Cooper, eccolo là. E gli facciamo fare la solita nostra passeggiata serale, il nostro cagnolino, perché è un po' grasso. Eh sì ragazzi, è un po' grassino, guardatelo. Tu da buon cane Cooper devi andare sicuramente a fare la pipì nel bosco. Andiamo, se vuoi ti porto nel bosco così tu puoi alzare la tua bella gambetta perché sei maschietto. Ma vai a fare la passeggiata e io vado a giocare, ciao. Ciao Leti. Cooper fa pipì. Dai, devo portare su qualche alberello. Vieni qua, dai, su. Stai qua, fai pipì qua. Guarda Letizia a farti male, eh. Ah, mi sono fatto male. Non riesco neanche a appoggiare. Letizia, stai attenta. Stai fermo. Non l'hai fatto. Non lo so, Letizia. Non riesco neanche a appoggiare la gamba. Aspetta, che mi siedo, Letizia. Ma cosa ti sei fatto? Fammi subito vedere. Vedi, qua mi sono fatto male. Non lo so. Un'ape, non lo so. Mi gira proprio. Vuoi che andiamo a casa, papà, se ti senti tanto male? Sì, va bene, dai, guarda, vai a prendere il Cooper. Vado a prenderlo subito. Dai, andiamo. L'hai preso? Sì. Adesso torniamo a casa e li facciamo vedere alla mamma, che ne so. Papà, ma sei tanto rosso là. Hai visto? Guarda. È rossissimo, ragazzi. Non so se riuscite a vedere a casa. Dai, torniamo a casa, per piacere. E casomai metterò una pomata. O una crema, qualcosa, che ti una passi. Una pomata è una crema, sai. Comunque io sto sudando, cioè io veramente ho i brividi. Come brividi? Ho i brividi, di freddo, Letizia. Non sto bene. Dai, torniamo a casa, per piacere. Ma sei sicuro che stai bene? Letizia, ti ho detto che non sto bene.
che ho brividi freddo vuol dire che non sto bene, no? Cioè, anche i bambini a casa avranno capito, no? Vero? Strano. Papà, mi faresti vedere un attimo? Perché voglio vedere la ferita. Ho i brividi di freddo. Quanto hai di febbre? Te lo dico subito. Ah, si intende come termometro, adesso faccio vedere. Mamma mia. Guarda qua. Fammi vedere. È qua, guarda. Papà, brutta, eh? Madonna. Brutta. Ascolta, papà, facciamo una cosa. Io chiamo un attimo la dottoressa per sicurezza. Vediamo cosa mi dice di fare. Anche perché ti stai gonfiando, ti fa male qua? No. Ti stai gonfiando tutto intorno, non mi piace, vuol dire che ti stai infettando. Chiamo subito la dottoressa. Okay. Non chiamarla, mamma. Allora, ragazzi, dovete sapere, io sono come la Letizia, abbiamo entrambi paura veramente, vero Letizia, dei dottori. Però, Allora... Ascoltami, Nico. Dimmi, cosa ti ho detto? La dottoressa mi ha detto che è una puntura di zecca, molto probabilmente... Di zecca? Sì, l'hai presa al parco con Cooper... E di solito sono le zecche. Allora bisognerebbe provare ad estrarla con un po' di olio e una pinzetta. Se riusciamo, bene. In teoria disinfettiamo, fasciamo e non succede nulla. Però ci sono anche delle ipotesi che lei ha detto, in cui praticamente la testa rimane dentro e si infetta. Allora io incrocio le dita, se vuoi provo a togliertela. Ma come sarebbe? Allora, tu lo sai fare o no? Pa, io non mi fiderei. Ma scusami, io non l'ho mai fatto, questo è vero. Però ci posso provare, no? Dai, provaci, vai. Se no, o questo è il pronto soccorso, decidi tu. No, proviamo così, dai. Però io vado a prendere il kit. Guarda che ho il problema, che ho veramente 40 di febbre. Morirai, sarà l'infezionina. Morirò. Ecco qua, ho portato tutto il kit. Sì. Proviamo? Sì, c'è Cupa, Letizia, puoi prendere Cupa. Dai, che non succhi i medicinali. Allora, prima ti disinfetto. Sì. Poi metto un goccio d'olio, provo a togliere quella pinzetta e vediamo come va. Ti brucia? Devi aver pazienza, devi aver pazienza. Adesso proviamo a toglierla. Mi raccomando, con la pinzetta, fai piano. Piano, tranquillo. Cosa stai buttando? Sto mettendo l'olio perché le zecche si soffocano con l'olio e estraggono la testa. Ah, che ne so. Che schifo. Aspetta, stiamo a dire. Aia! Ma... Ecco che sto levando! Ecco. Fai vedere cos'è. È una bestia, l'ho un po' rotta. Ma è rimasto dentro, se lo rompi la testa. No, non ti è rimasto niente adesso. Oh, che schifo! Come dice la dottoressa? Oh, che schifo! Non vi preoccupate, la dottoressa ha detto che dobbiamo fasciare. Come dobbiamo fasciare? Ma io ho la febbre, immagina, ho ancora i brividi di freddo. Guarda che adesso ti passa, l'animaletto l'abbiamo estratto. Che schifo. Ma io quasi quasi ci potrei mettere dei timbri. Vabbè, sì, è tipo un'ingessatura, questo vuol dire. No, non mi metti niente. Guarda, vado a prenderli. Mettiamo la clipina. Letizia, fai il piatto. Mi è andato a prendere. Non ha fatto niente, per fortuna, ragazzi. Adesso vi faccio vedere cosa stai facendo adesso, Letizia. Usiamo questi. Cosa? Usiamo questi che ho comprato al supermercato. Ma quindi alla fine li ha comprati? Gli avevo detto di metterli giù. No, Letizia li ha presi alla fine. Dopo... Mettiamo tanti cuori per decorare un po', ti va bene? Va bene. Che piacere, dai. Ma Letizia, ma è possibile? Tu poi gli dici di no, di non comprarli, e li compra. Però guarda, nell'averli comprati, quasi, sono anche più carini. Letizia, hai voglia di fare robe? Io vado. Bello, dai. Cuoricini, ragazzi. Senti, io me ne vado a letto. Non riesco però a appoggiare la gamba. Non riesco. Allora, ci aggiorniamo dopo, eh. Ragazzi, ci aggiorniamo domani. Papà per il momento non sta bene, ha 40 di febbre ed è ancora dolorante. Vedremo nel prossimo filmato se la situazione sarà migliorata. Se non è migliorata, sappiamo che dobbiamo portare al pronto soccorso. Ah sì, mi sa. Noi vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video, ok? Mettete i cuoricini sotto nei commenti, mi raccomando, mettete tanti like, condividete, commentate e iscrivetevi al canale. Dov'è la cartigia? Io devo fare la caca. Dai, dov'è? Sì, mi sa che qui è come al solito. Papà non è cambiato di molto, eh. Però è la differenza che adesso è anche zoppo. Quindi gli scappa la cacca e anche zoppo.
Ragazzi, io vi saluto perché questa sera è veramente... Dov'è la carta igienica? Arrivo, te la porto, arrivo!